Io sono Paolo Putti, sono il portavoce del Movimento 5 Stelle e quindi il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Oggi ho partecipato a un dibattito sulla Gronda di Ponente. Io la posizione del Movimento è quella di contrarietà alla Gronda di Ponente. Devo dire anche che il Movimento è contrario in generale a praticamente tutte le grandi opere, perché le grandi opere spesso sono fatte per rispondere agli interessi di pochi speculatori e non per rispondere agli interessi dei cittadini e delle persone. In particolare sulla Gronda di Ponente ho avuto modo di partecipare in questi anni all'interno dei comitati di cittadini al percorso sia del dibattito pubblico ma anche a un percorso di crescita come cittadini, quindi di acquisizione di informazioni, di restituzione di informazioni. E quello che emerge dai dati è che la Gronda di Ponente è inutile, costosissima e dannosa. È inutile perché gli studi trasportistici incaricati dallo stesso Comune e dalla Commissione del Dibattito Pubblico a diversi esperti da tutta Italia hanno dimostrato che la Gronda di Ponente non va ad intaccare il traffico. La stessa autostrada ha dovuto ammettere che il traffico su cui eventualmente si va ad intervenire è solamente un 18% del traffico che attualmente passa sulla 10. Quindi vuol dire spendere tra i 3 e i 4 miliardi di euro almeno, a mettere in atto lavori lunghissimi e pericolosissimi per 8 anni o anche di più, immaginiamo noi, per andare a intaccare al massimo un 18% dell'attuale traffico. Da questo punto di vista quindi è inutile. È inutile anche dal punto di vista del lavoro, perché gli stessi grandi imprenditori genovesi ammettono, anche con dichiarazioni ai giornali, che questa gronda non porterà occupazione a Genova, la porterà al massimo a qualche general contractor e quindi anche lì ci sarebbe tanto da dire sulla tipologia di occupazione che andrebbe ad offrire. Quindi dicevamo è inutile, è costosissima perché si parla di 3 o 4 miliardi di euro che noi riteniamo potrebbero essere spesi producendo reale occupazione in diversi modi, finanziando finalmente un ospedale di Vallata e sostenendo la sanità pubblica qua a Genova che attraverso un momento di grandissima difficoltà basta andare in qualsiasi pronto soccorso, pagando per 20 anni i servizi sociali cittadini, mentre quest'anno verranno tagliati 6 milioni di euro sui servizi sociali, quindi alle fasce deboli. Ancora costruendo i famosi posteggi di interscambio di cui tanto si parla che poi non vengono mai realizzati, che consentirebbero di investire realmente sul trasporto pubblico a cui noi teniamo particolarmente, quindi garantire una mobilità ai cittadini genovesi e anche dell'extra Genova. E sempre con gli stessi soldi, quindi stiamo parlando sempre dei 3 o 4 miliardi di euro, si potrebbero finanziare attività di ricerca, si potrebbero mettere in sicurezza i rivi, insomma fare tutte quelle opere di cui la città ha realmente bisogno, sia per una questione di crescita intesa come uno sviluppo sostenibile, e sia per tutelare invece la salute, la sicurezza e la mobilità, la possibilità di mobilità degli abitanti. Quindi abbiamo detto inutile, costosissima e dannosa. Perché dannosa? Perché si è visto che la Gronda andrebbe ad amplificare il traffico cittadino, perché ad esempio è previsto che i TIR non possano più circolare tra Voltri e il tratto di Genova Aeroporto in autostrada, quindi dovranno andare sull'Aurelia e il WWF ha calcolato su dati della stessa autostrada che solo dal casello di Pegli transitano 1.800 TIR al giorno, vuol dire che questi TIR circolerebbero all'Aurelia nelle tratte tra Pegli e Voltri e tra Pegli e Genova Aeroporto. Quindi immaginiamoci l'impatto dal punto di vista dell'inquinamento che si avrebbe. E la cosa che è inoltre pericolosa, oltre agli 8 anni di cantiere, quindi la produzione di CO2, quindi il rischio di prendere multe per il protocollo di Kyoto che è stato riconfermato a Cancun, eccetera, la cosa che più intimorisce è, al di là di una volta lavori finiti, il livello di inquinamento che si amplificherà. Sono la presenza di amianto che la stessa autostrada ha ammesso e per cui sono stati fatti quasi 80 carotaggi tra la zona di Bolzaneto, quindi parliamo della zona a ponente di Bolzaneto, e Voltri. Tutti gli scavi che verranno realizzati in questa zona, e si parla di decine di chilometri di scavi, di gallerie e di viadotti, saranno fatti in un terreno con una presenza di amianto. Per cui la stessa autostrada ha detto che dovrà attuare un controllo della presenza di amianto, per cui ci saranno tre ipotesi di lavoro. Uno è rimettere la parte con bassa percentuale nelle stesse gallerie all'interno dell'arco rovescio,
mischiata col cemento, che dubitiamo si possa fare anche dal punto di vista normativo. Sulla percentuale intermedia dicono che verrà messa dentro uno slar ridotto, cioè un tubo di circa da un metro a due metri di diametro, che dovrebbe andare da Bolzaneto fino alla zona di Cornigliano, in particolare Sestri, aeroporto, per fare il riempimento. Quindi immaginiamoci un tubo che deve essere sigillato, costantemente bagnato, per impedire che escano le polveri, di quasi 8 km. Una cosa a cui non crede neanche il Ministero delle Infrastrutture, e che ha detto il Ministero delle Infrastrutture che non si è mai provata su un quantitativo contingente e una durata così alta. La terza percentuale, quella con più alta presenza di amianto, c'è scritto che verrà stoccata nella zona di Bolzaneto e poi destinata a smaltimento, senza indicare la destinazione, semplicemente perché in Italia non ci sono zone adibite al trattamento di questa percentuale così alta, e quindi non è stato neanche definito dove dovrà andare. Tutto questo ovviamente preoccupa molto i cittadini, ma soprattutto li porta a domandarsi perché si vuole fare questa gronda, visto che è inutile, costosissima e dannosa. Come movimento cosa proporreste rispetto in alternativa al trasporto, diciamo, per esempio via mare? Noi stiamo guardando con grande interesse l'esperienza del nave bus, perché sicuramente è un'esperienza che piace molto agli abitanti del ponente genovese, e sicuramente, come dire, può essere anche interessante dal punto di vista turistico, eccetera. L'unica cosa su cui poniamo un accento per capire un po' meglio, perché questa è una delle nostre caratteristiche, è la sostenibilità non solo economica ma anche ambientale, perché pare che questo nave bus comunque consumi tantissimo gasolio, e quindi questo consumare tanto gasolio vuol dire produrre tanto inquinamento. Quindi stiamo analizzando solo per capire se è possibile trovare dei modelli di nave differenti che consentano di diminuire questo livello di inquinamento, offrendo ugualmente un servizio interessante e innovativo che a noi piace, ma, come dire, con un impatto il più ridotto possibile, perché crediamo che sia sempre nell'interesse degli abitanti del ponente avere anche un'area il più possibile, visto che hanno già tante servitù, il più possibile pulita. Ecco, in una prospettiva molto futura, cioè guardando alla fine gronda, sì, cioè fra 2020-2025, costo della benzina 30 euro al litro. Cioè, bisogna pure pensare che la gronda a questo punto servirà per chi, visto che la macchina... Assolutamente. Oltretutto aggiungiamo a questa considerazione il fatto che la stessa Comunità Europea ha mandato come diktat ai paesi della comunità che nel 2030 la stragrande maggioranza delle merci dovranno viaggiare su ferro, e questa percentuale, che non mi ricordo se è intorno al 30-40%, dovrà essere aumentata nel 2050. Quindi il mandato è: portate le merci su ferro e non su gomma, e noi stiamo andando in una direzione completamente opposta. Trasportare le merci su ferro cosa vuol dire? Vuol dire che le merci al massimo possono andare a 100 km all'ora, come dicono gli stessi, come dire, studiosi della Camera di Commercio, e quindi vuol dire non terzo valico, ma linee di valico che sono già attuali e che possono essere rimodernate, portando via tutti i TEU che arriveranno in porto e anche quelli che speriamo arrivino. Al momento sono solo 1.800.000, si spera che ne arrivino di più, sono stati propagandati 5 milioni, siamo lontanissimi, e comunque le linee di valico ne potrebbero portare circa 3 milioni, quindi molti di più di oggi. Comunque si prospetta che questa giunta magari si impegna ancora prima di chiudere sulla gronda. E cosa si fa? Noi cercheremo di opporci in tutti i modi. Io mi opporrò sia come portavoce del Movimento 5 Stelle, mi opporrò come cittadino e mi opporrò anche come persona all'interno dei comitati di cittadini, perché credo che questa sia una sottrazione di risorse a tutti i cittadini, sia una sottrazione di salute a tutti i cittadini, e a questo noi come movimento assolutamente ci opporremo in tutti i modi, ovviamente legali, ma con forza e veemenza.